Da sera cominciamo facciamo una nuova parasha una nuova parasha Miketz, ricca ricca di insegnamenti come tutto se avrebbe riuscito in realtà molto ricco di insegnamenti allora per capire un attimo il filo noi abbiamo studiato l'ultima lezione abbiamo raccontato del fatto che giuseppe si trova in prigione e ha ehm, interpretato i sogni del copiere del panettiere in un modo giusto e cosa succede? Che appunto uno muore come predetto e l'altro viene, eh, il panettiere viene salvato, viene riportato sul lavoro e così via. E la Torah dice che il, il capocopiere non ha mantenuto la parola, se vi ricordate che Giuseppe ha detto a lui ricordati di me davanti al Faraone, eh? Perciò metti una buona parola per me, abbiamo detto che questa, questa richiesta gli è costato due anni ulteriori di prigione perché lui non doveva abbassarsi un certo del genere, non doveva chiedere un aiuto umano, ma confidare solo in Dio. E infatti, tra l'altro, lui, il, il capo copiere, si è proprio dimenticato. Tra l'altro, come lui, ha dovuto subire due anni in più. E come se non bastasse, il capo copiere ha dimenticato totalmente di eh, ricordare al faraone fino a quando? Fino a fra poco. Parashat eh, Miketz eh, e comincia così al termine di due anni il faraone fece un sogno ed ecco stava in piedi presso il Nilo Ok, qualcuno sul microfono acceso mi sembra. Perciò qua dice così. Sì, Stefania cortosamente spenga il microfono. Grazie, grazie. Allora dice così: passano due anni, spiegherà fra poco nel, nel commento, due anni da quando loro sono usciti, che lui è uscito dalla prigione, il capo Copiere Dopo due anni, eh, il farone fa un sogno che lui stava eh, in piedi presso il nilo. Leggiamo il commento numero uno. Al termine di due anni, gli eventi narrati in questa parasha iniziarono due anni dopo il rilascio del capo copiere, per un totale di 12 anni dall'arresto di Joseph. A questo punto Joseph aveva 30 anni, Jacob, papà, ne aveva 120. Mentre Isacco il nonno scompariva circa in questo periodo. Ok, detto ciò, dice fece un sogno, non sempre di seguito. I tempi dei verbi in questo brano sono misti tra presente storico e passato. La nostra scelta, qua parla il eh, Ravejor, parla il, diciamo, il traduttore del libro. Dice la nostra scelta. Si basa sulle regole grammaticali della lingua italiana, tenendo anche conto delle annotazioni di Ibn Ezra a riguardo. Perciò cioè, probabilmente dice non stiamo seguendo letteralmente i tempi della Torah perché è un po' misto. Abbiamo preferito scrivere magari in un modo più ordinato, magari a, tra, tradendo la traduzione letterale. Penso che intenda questo. Con un'attenta analisi dei sogni di Yosef e di quelli del Faraone. Eh? Adesso ricordiamoci, Yosef far... ha fatto i famosi sogni. Abbiamo già parlato della differenza dei sogni di uno e l'altro, vi ricordate un paio di mesi fa, abbiamo parlato della differenza dei sogni di Giuseppe con quelli del Faraone. Adesso, di nuovo, li analizzeremo questi, ovviamente dicendo cose nuove, tra la differenza tra i sogni di Yosef e quelli del Faraone. Allora, di nuovo, con un'attenta analisi dei sogni di Iosef e di quelli del faraone, il rebbe di Rubavic si sofferma sul loro significato dei sogni, spiegando che Iosef è simbolo di santità, ovviamente, mentre il faraone rappresenta il lato opposto. L'esame dei loro sogni mette in risalto questa sostanziale differenza. Ovvero, innanzitutto, i sogni di Yosef iniziano immediatamente in maniera attiva, con grandi sforzi da parte sua e dei fratelli, e riporta il passo: ecco, noi leghiamo dei comuni. Questo è il primo sogno di Giuseppe. Perciò, qua, legare i comuni cos'è? un'azione è un'azione attiva. Nei sogni del faraone invece non c'è neppure un accenno al lavoro. Le vacche e le spighe che lui ha sognato, simbolo di abbondanza e di benessere materiale, sorgono spontaneamente e non come risultato di uno sforzo umano. Non dice che qualcuno le ha, le ha portate su. Il sogno fa vedere che loro salvano. Queste, invece qua vediamo passivo nel sogno di Faraone e attivo nel sogno di Giuseppe. Il mondo della santità infatti, cioè, cos'è il primo insegnamento? Richiede lavoro e fatica. Bellissimo. Giuseppe che rappresenta il mondo della santità, perciò di conseguenza i suoi sogni sono sogni di santità, detto ah, che sui sogni cosa c'è? C'è fatica, c'è lavoro, c'è azione, che loro stanno legando dei covoni, mentre nei sogni del faraone, che era sogni di eh, non, puri, non, non santità, nei suoi sogni non c'è azione, non c'è qualcuno che fa, è tutto passivo e tutto viene automatico. Perciò primo insegnamento, eh, il mondo della santità infatti richiede lavoro e fatica, Poiché il bene è verità, e non c'è bene vero e reale senza sforzi. Oggi, per avere qualsiasi cosa buona che tu vuoi ottenere, devi avere uno sforzo, devi fare un qualcosa. Non a caso, il pane ricevuto gratuitamente viene chiamato nel linguaggio pane della vergogna. Se tu ricevi un regalo è un qualcosa che non hai guadagnato, è un pane senza valore e della vergogna perché non hai fatto niente per meritarlo e non si può goderne veramente. Hashem ha creato il mondo in modo tale che il vero bene derivi dal lavoro, dagli sforzi dell'uomo. L'abbondanza e il benessere il materiale che derivano dal mondo del Faraone dal mondo dell'impurità, sono effimeri e passeggeri e perciò vengono a crearsi senza sforzi preliminari. Perciò qua vediamo, primo insegnamento, qui il sogno del faraone sono cose automatiche, perciò lui che rappresenta il male, rappresenta le, la, la non santità, fa vedere anche nel suo sogno che non c'è azione. A contrario, il sogno di di Giuseppe che è un sogno attivo, che fanno qualcosa perché il bene, è, ehm, perché tramite il bene arriva tramite l'azione e non in un modo passivo. Mi inutilmente in adesso, qua dice che il pane della vergogna c'è un, una frase, c'è un modo di dire: sono ematanoti. uno che odia i regali vivrà. Quando ogni volta che al Rebbe veniva regalato, volevano regalargli grandi cose. Al Rebbe non ci mai regali. Una, addirittura la macchina che lui aveva, che serviva quando usciva, lui andava eh, di norma due volte, a volte di più, due volte a settimana. Andava al cimitero sulla tomba del, del, del suo suocero, eh, lì dove lui pregava per tutti quanti, e lì dove lui leggeva le lettere che riceveva e chiedeva benedizione a Shem. Tramite il Saddick eh, sepolto, allora tutti questi viaggi che lui faceva, da, dal tempio da casa sua a, al cimitero, doveva andare in macchina. Ecco, quando qualcuno veniva e voleva regalare una macchina a Rebbe, il Rebbe ha detto: Posso solo accettare una condizione, che tu lo regali e lo intesti al mio segretario, a uno dei miei segretari, e lui cortesemente mi accompagnerà con la sua macchina. Ogni volta che io avrò bisogno, l'unico modo che io possa accettare è questo, e così hanno fatto. L'hanno regalata al suocero, uh, pardon, al, al segretario, e il segretario accompagnava il rebbe quelle volte che ne aveva bisogno. Ho visto una volta un video, mi così un passiamo, chiacchieriamo un po' anche ogni tanto. faccio vedere un video una volta di qualcuno che aveva regalato un'altra macchina al Rebbe, ma non di persona. Pro probabilmente ha voluto fare in modo... Vabbè, il video fa vedere che arriva il segretario per portare il Rebbe dove devono andare con una nuova macchina, diversa. Allora nel video si fa vedere, fa vedere che il Rebbe comincia a dire cos'è questa macchina? Non è la nostra macchina solita. Allora il segretario dice, ecco, eh, qualcuno te l'ha regalata, macchina nuova, perché l'altra era un po' un po' vecchia, ormai un po' rovinata, Ereve fa assolutamente no, andate a riportare l'altra macchina, io non voglio niente di nuovo. E fa vedere nel video che portano via questa nuova macchina e vanno a prendere l'altra macchina e la portano, sì. e intanto direbbe che aspetta. Per dire, il Zaddì, un vero Zaddì, ma oggi anche nei, nei rabbini non troviamo un comportamento del genere di chi non vuole la macchina nuova, di chi non vuole l'onore. Oggi tutti vogliamo macchine nuove, tutti vogliamo onore, tutti vogliamo... Eh, facciamo finta di essere umili, ma in realtà non lo siamo, no? Però qua il Rebbe ha fatto vedere che no, 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 quella macchina non la voglio. Ah, la storia finisce che, che lui voleva la sua vecchia macchina, allora per il, il segretario e per tutto quanto, per onore e rispetto al Rebbe. Eh, hanno mandato poi dopo quel viaggio la macchina dal meccanico e hanno, ci hanno detto rendila nuova questa era la macchina di Rebbe non la cambiamo Rebbe non potrà dire niente però l'hanno messa proprio a nuovo l'hanno pulita la messa a posto quello che era rotto non è per almeno dice se Rebbe vuole questa almeno la rendiamo un po più, un po più eh, decente perciò a ah, Rebbe semplice questa frase sonemata rie colui che odia un regalo, vivrà. Io, direi, io non voglio regali, io voglio, voglio spiritualità. Questi soldi dateli a chi ha bisogno, dateli ai poveri, non, non dateli a me, non ho bisogno di una macchina. Una macchina va bene finché funziona, finché va, va bene questa macchina qua. Ok. Um, Però al mondo di purità sono effimeri i passeggeri e perciò vengono a crearsi senza sforzi criminali. Per tutto quello che è easy comes, easy goes. In inglese dice una cosa che viene facilmente, e va via facilmente. i sogni di Faraone è tutto facile nel mondo della eh, non santità, tutto è facile perché non c'è un peso, non c'è un, eh, un qualcosa di, 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 di vivo e di vero e durativo. Perciò tutto svanisce. Viene, e va, è tutto come un sogno, viene e va. Un'ulteriore differenza fra i sogni di Giuseppe e quelli del Faraone è che i primi di Giuseppe si sviluppano dal basso all'alto, mentre i secondi, il senso opposto, ovvero Giuseppe sogna i covoni. Allora, ah, lo dice qua adesso. I sogni di Giuseppe infatti iniziano con delle spighe di grano, perciò terra, e si concludono con il sole, la luna, le stelle, perciò cielo salendo progressivamente di livello dal basso verso l'alto. Il faraone invece sogna prima delle vacche che non è più un mondo terreno, ma è un mondo animale, è già un livello superiore. E poi passa alle spighe, mondo vegetale, perciò comincia dall'alto e poi va in basso, scendendo di livello. Egli inoltre vede cioè già qua vediamo prima mondo eh, animale e poi vegetale. Poi di nuovo un'altra discesa. Vede dapprima gli animali sani, perciò cioè animali buoni dall'alto, poi quelli magri, di nuovo dall'alto verso il basso. Così fu anche per le spighe: prima le spighe grasse e poi le spighe magre. E infine, nei suoi sogni, il bene viene inghiottato. E cancellato dal male, perciò cioè, spariscono le vacche magre, fanno sparire quelle grasse. Tutti questi aspetti mostrano una discesa da un livello a un altro, chiaramente più basso. Queste differenze fra i sogni di joseph e quelli di Faraone. Lasciano trasparire la chiara diversità tra il mondo della santità e l'opposto. I cambiamenti che avvengono nel mondo della santità e della purezza non possono essere che in salita, ma Limba Kodesh nella Santità si va sempre in su, mentre nel mondo del male non ha un'esistenza reale. La sua sostanza è puramente illusoria, un'illusione. E il suo unico scopo è quello di mettere la persona continuamente alla prova. Quando l'ebreo supera la difficoltà e le affronta con decisione, ha modo, egli stesso, di rendersi conto che tutti gli ostacoli in realtà non hanno alcuna sostanza alcuna essenza e che egli con i suoi sforzi continui può far sì che vengano totalmente inghiottiti dal bene. Da questo impareremo anche che hai momenti di difficoltà, hai momenti di che le cose non girano bene come tu vorresti, non preoccupare, tutto sparisce. Alla fine il male viene inghiottito dal bene. Il bene è e la santità richiedono quindi molti sforzi e duro lavoro. Ma è come adesso, no? Noi vediamo che in questo mondo siamo eh, 5.000 anni, quasi 6.000 anni, che aspettiamo Mashiach e Mashiach non è ancora arrivato. Perché? È perché Mashiach è, è, è la redenzione finale, è il bene che tutti noi aspettiamo e è, di conseguenza è una cosa buona che richiede fatica. Perciò... Niente di quello che è buono può arrivare, non è che non può. Dio vuole che venga con, con tanto sforzo e fatica e duro lavoro. Ma i risultati che si ottengono sono eterni e in continuo movimento. Però alla fine tutto quello che viene dal mondo del bene rimane, è durativo, non è illusorio come il contrario. Eh, Ottengo eterni in continuo movimento, in costante ascesa fino a raggiungere i livelli eccelsi questo è preso dall'Ikutesi Koto ovvero eh, il libro dei discorsi del Rebbe sempre di seguito stessa nota allora lui ha sognato il Faraone che stava in piedi presso il Nilo il fatto che il Faraone avesse sognato di se stesso presso il Nilo suggerisce l'idea che i suoi pensieri fossero Incentrati sul fiume da cui straripamenti dipendeva il destino agricolo e quindi economico dell'Egitto per l'anno seguente. Il Nilo, che era fonte della prosperità economica del paese, era quindi eh, venerato come un dio. Cosa saputo? Per, per loro il Nilo era una cosa molto importante perché era l'unico modo. Eh, che poteva dare l'acqua a, a tutti i campi, eccetera, eccetera, perciò era diventata proprio perché in Egitto non piove mai o comunque quasi mai, eh, perciò di per sé è un posto aridos e il Nilo era l'unico modo loro di sostentamento, perciò era diventato per loro una divinità, infatti, tra virgolette, quando c'è scritto che il faraone dice di buttare i bambini eh, nel Nilo, quando voleva uccidere i bambini ebrei, cos'è cos il simbolismo? Buttare i bambini nel Nilo. Perché non ha detto di ucciderli in altro modo? Perché voleva buttarli nell'idolatria, portare i bambini a diventare come loro idolati, nel Nilo che eh, rappresenta il loro, la loro idolatria. Ma cioè di ucciderli proprio spiritualmente i bambini, non solo fisicamente. Secondo il Midrash, la posizione del faraone presso il fiume indica che egli si considerava addirittura superiore al suo dio, perché ci stava in piedi sul Nilo, a allora, lui addirittura che aveva proclamato che il Nilo era una divinità, lui si considerava ancora superiore alla divinità. Come sappiamo che quando Mosè arriva eh, a parlare con i faraoni dicendo eh, Dio mi manda a salvare il popolo. Dice chi è questo Dio che tu, di, cui, di cui tu parli? Io sono Dio. A allora, lui si spacciava e si credeva una divinità. Benissimo. Adesso andiamo a pagina 742, che lì ehm, c'è un, una spiegazione del Rebbe su questo sogno qua che abbiamo appena letto. Ecco, tra un sogno e l'altro. L'inizio di questa parasha che si apre con la narrazione quasi eccessivamente dettagliata, eh, bella, quasi eccessivamente dettagliata, dettagliata dei sogni di Faraone, eh, suscita non poche domande. Perché la Torah si dilunga tanto nella loro narrazione? Se è un sogno, e poi del faraone perché così tante inchiostro versato che cosa si può imparare dalle differenze tra i sogni del faraone e i sogni di giuseppe nella parasha precedente in che cosa è caratterizzato il contrasto fondamentale fra ciò che rappresentano i sogni di giuseppe e quelli del faraone qual è infine la lezione che possiamo trarne bene sono tante domande che risponderemo Adesso durante questa lettura. Primo appunto i sogni del faraone. Intanto qualcuno ha qualcosa da chiedere per il momento, prima che andiamo avanti? Ok. I sogni del faraone. All'inizio della Parasha viene fornito un lungo resoconto dei sogni, dei sogni del faraone, sulle vacche, le sfighe, di grano e così via. E sulle interpretazioni date da Yosef, secondo cui erano simbolo di abbondanza e poi di carestia. Domanda, perché dilungarsi tanto a fornire così numerosi dettagli? Il punto è semplice: Yosef prevede i sette anni di abbondanza e i sette di carestia, e di conseguenza divenne il viceré del faraone. Che differenza significava che, che differenza significativa può fare il fatto che ciò si fosse verificato tramite due sogni e la loro interpretazione. Perciò, perciò la domanda è che perché tutto questo dilungarsi? Bastava dire: lui ha sognato, lui ha detto, lui ha, ha, ha raccontato i sogni, ed è diventato dice, perché entrare in tutto questo dettaglio. Con e dilungarsi e così via ripetiamo l'ultimo punto che differenza significativa può fare il fatto che ciò questo che si fosse verificato tramite dei sogni e la loro interpretazione allora cosa ci, cosa ci aggiunge o tramite alcuna altra catena di eventi che di non si fosse la sogni o qualcos'altro anche volendo segni, sottolineare che io salì al potere proprio tramite i sogni del faraone la Torah avrebbe potuto informarcene senza bisogno di fornirci ogni loro dettaglio faccio domanda va bene è successo del sogno e lui è arrivato lì dove è arrivato grazie ai sogni benissimo ma perché devi entrare a det nei dettagli più eh, più precisi profondi del sogno poteva dirlo con meno frasi in una frase poteva dire questo il faraone ha sognato giuseppe ha tradotto e è diventato vice in una frase poteva risparmiare tante frasi i sogni del faraone punto numero due i sogni del faraone devono essere intesi nel contesto in cui si verificano il faraone sognò a causa di yosef Attenzione, qua subito la torace viene a dire, sappi che se il faraone ha sognato, lui ha sognato soltanto per Joseph, cioè perché succeda che lui venga a raccontare i sogni e venga riconosciuto dal faraone e lui venga a diventare vicere. Perciò non, noi di solito pensiamo al contrario. Lui ha sognato dei sogni, il farò, e Giuseppe glieli gli ha ehm, raccontati e perciò è diventato vicere. Dice no, contrario. Era arrivato il momento che Dio voleva salvare Iosef. Era arrivato il momento che Iosef dovesse diventare vicere. Allora cosa doveva fare Dio per far diventare vicere? Perché tutto deve andare secondo la, la norma del mondo, la natura ha detto benissimo, faccio, faccio sognare il faraone affinché il copiere si ricordi finalmente del, di Giuseppe e Giuseppe viene portato fuori e lui racconta i sogni. E allora diventerà contrario di quello che noi pensiamo. Perciò qua dice il faraone sognò a causa di Ma Perciò qua vediamo che il sogno è importante. Nella parasha precedente... Abbiamo imparato che i sogni furono il veicolo tramite il quale Yosef colse la profezia divina secondo la quale egli era l'erede spirituale di Jacob. Non era soltanto il sogno di un giovanotto che voleva eh, padroneggiare sui suoi fratelli. No, lui non era questo tipo, lui era pacifico. Ma quello che lui aveva sognato era una profezia di Hashem: sappi che tu sarai più alto dei tuoi fratelli. E, 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 sarai dopo di Giacobbe sarai tu che la, la sarai l'erede spirituale di Jacob, dice qua colui che portò al mondo tutto ciò che il padre rappresentava perciò era già una profezia la sua egli era in altri termini un'anima collettiva il mezzo per cui devono passare le emozioni le emanazioni divine al mondo. La ah, cos'è l'anima collettiva? È l'anima che eh, comprende tutte le altre anime. Per esempio, Adamo, Adamo era l'anima collettiva, perché tutte le anime erano dalla sua anima. Egli era, questo Giuseppe era in altri termini un'anima collettiva ovvero il mezzo per cui devono passare le emanazioni divine al mondo, lo tzaddik che è il fondamento del mondo. Ecco, vi siete mai chiesti perché in ogni generazione c'era un tzaddik? Adamo, eh, vabbè, Adamo è il primo uomo, Noè era già un tzaddik, anche se non era ebreo era il tzaddik, non c'era ancora l'ebraismo e c'era già un tzaddik. Poi Abramo, poi Isacco, poi Giacobbe, poi Giuseppe, Abramo, eh, Mosè, Aaron e così via, in ogni generazione, Yoshua, in ogni generazione c'è un tzaddik. Perché? Perché mai ci deve essere un tzaddik? Allora, il Dio ha voluto che ci fosse un qualcuno, ovviamente Dio è padrone del mondo e tutto quanto, ma Dio vuole mandare le sue emanazioni, qua dice, egli, Yosef, era in altri termini un'anima collettiva, cioè il mezzo per cui devono passare le emanazioni divine al mondo. Dio vuole che il tzaddik della generazione, il Noè, l'Abramo e l'Esacquo, loro siano il tre d'unione, il braccio lungo, l'estensione di Dio in questo mondo, perché c'è scritto tzaddik, sono il tzaddik è il fondamento del mondo. Certo, è tutto da Dio, ma Dio come emana al mondo? Tramite il tzaddik. Perciò il tzaddik della generazione ha una figura molto importante che Dio gli ha conferito, ma Shia cosa sarà? Anche di nuovo un umano, un tzaddik umano. Dio dice: Questo è un mondo di umani, questo è un mondo materiale, benissimo, tutto deve essere dall'uomo, ovviamente da me, da Dio, ma tramite l'uomo. E l'uomo: ogni generazione dovrà avere un zadì che lui sia il come lo chiama qua l'emanazione eh, della divinità al mondo tramite il zadì. E su questo non si piove, su questo tutto, tutti sono d'accordo. Adesso Yosef cos'era? Era colui che dopo Giacobbe, papà, era lui il tzaddik che portava l'emanazione di Dio nel mondo. Se la rivelazione divina avvenne tramite i sogni, questo doveva essere anche l'ordine delle cose nel mondo. Visto che Yosef ha sognato che lui diventava superiore tramite i sogni, l'ha sognato e non che Dio gliel'ha detto tramite una profezia, okay, ma l'ha sognato, allora di conseguenza, tutto questo doveva essere anche l'ordine, anche nel mondo, doveva succedere tramite un sogno, così, quando fu necessario trasmettere un messaggio al mondo e al faraone, il suo sovrano, ciò avvenne tramite il sogno. Non so se mi spiego. Giuseppe sogna che lui diventa il superiore. Benissimo visto che l'hai sognato, anche la tua escalation deve arrivare tramite un sogno, cioè il fatto che il faraone ha sognato. Come ha fatto Giuseppe a diventare il viceré? Tramite il sogno del Faraone, ma cioè il sogno era soltanto una scusa. Che Dio ha fatto per far sì che lui venga a diventare vicere, ma perché proprio un sogno e non qualcos'altro? Perché visto che la, la, la profezia è arrivata a Giuseppe tramite un sogno, il sogno doveva essere l'utensile, il cli, il, il, il non l'utensile, il il vaso. Il, no, il mezzo, il mezzo, grazie, il tramite. Il mezzo il mezzo, il tramite, il sogno doveva essere il mezzo, il tramite, per far sì che anche l'escalation venga tramite il sogno. È chiaro? Mi spiego? Mi spiego? Ok. Terzo punto, pagina accanto. Ne deriva una... Perciò, perché scrivere questi sogni così a lungo perché il sogno era il modo perché la profezia era derivata tramite un sogno e il sogno doveva essere il, il canale tramite il quale lui diventa il vicere. Ne deriva una lezione fondamentale sul nostro servizio divino. Quando deve affrontare dure prove in forma di atteggiamenti dannosi e di desideri l'ebreo deve sapere che essi questi desideri dannosi hanno origine non nel mondo ma in se stesso come dicevamo l'altra sera ieri sera che il piccolo macro mondo e micro mondo Tutto è dentro di te. Noi siamo, rappresentiamo il mondo. L'uomo viene chiamato Olam Katan, il piccolo mondo. Quello che c'è nel mondo c'è dentro ognuno di noi. Quello che succede nel mondo dipende da quello che succede dentro di te. Quello che tu fai, quello che tu causi nel mondo, deriva da dentro di te, da quello che succede dentro di te. Allora qua dici così. Deve essere che si hanno origine nel... Allora, L'ebreo deve sapere che, eh, di nuovo, quando deve affrontare dure prove in forma di atteggiamenti dannosi e di desideri dannosi, l'ebreo deve sapere che essi, questi desideri dannosi, hanno origine non nel mondo, ma in se stesso. Sbaglia se pensa di dover seguire il mondo e che per condurre un'esistenza ebraica ottimale egli debba fare delle concessioni. Non si può fare delle concessioni, non ci sono mezzi termini. Al contrario, è lui stesso a creare lo stato del mondo che abita. Tu non devi essere influenzato dal mondo. Perciò fare concessioni, chiudere un occhio e saltare una cosa, no. Non è il mondo che ti deve influenzare, ma al contrario, tu umano devi influenzare il mondo. Devi influenzare in un modo positivo, ovviamente. Se la tua fedeltà all'ebraismo è, è temperata da una certa riluttanza interiore, il mondo ne risente e lo riflette. Eh, sono parole da leggere veramente come sosseggiare un vino queste, eh? sono molto profonde e, e importanti. Ripeto, se la sua fedeltà all'ebraismo è temperata da una certa riluttanza interiore, anche il mondo ne risente e riflette questa negatività, poiché è natura del mondo. Celare la propria fonte spirituale, esso lo occulta. Occulta. Eh, noi il mondo, noi vediamo Dio in questo mondo? No, il mondo è contrario a Dio. Il mondo cela, nasconde Dio. Sì, ovviamente, è Dio che si nasconde, ovviamente. Ma la natura del mondo è di non riconoscere la presenza divina. Cioè questa è la natura del mondo. Quindi si può dire che è scusa, che sta a noi, no? Quindi attraverso le misfot, attraverso l'attacco allo studio della Torah, a, a, a svelare, diciamo, quello che in realtà è nascosto. Esattamente, esattamente. Perciò noi non è che stiamo portando Dio al mondo, Dio è il mondo, ma è nascosto. Il mondo lo nasconde. Così come la buccia dell'arancio nasconde la polpa dell'arancio, il mondo copre e nasconde Dio. Ovviamente Dio permette questo, ovviamente, non è che, Dio più che il mondo è più forte di Dio, è Dio che ha voluto questo. Perché ha voluto questo? Perché ha voluto dare a noi la possibilità, il dovere, il merito, come dice lei, diceva, di rivelare Dio tramite le nostre azioni. Pensieri, parole e azioni che noi facciamo possono o rivelare Dio, o al contrario, tapparlo, nasconderlo ancora di più. Perché se noi facciamo azioni. E per parola azione e, e pensiero negativo eh, noi portiamo ancora più buio al mondo e questo buio di nuovo copre Dio situazioni e atteggiamenti contrari eh, all'ebraismo sembrano provenire dalle ebraismo non mi piace secondo me dire Torah non so eh, contrari a Dio contrari a alla Torah, vabbè, qua dice ebraismo. Allora, situazioni e atteggiamenti contrari all'ebraismo sembrano provenire dall'esterno dal mondo e trascinano l'ebreo lontano dalla sua fede. Sembrano, ma si tratta solo di un'impressione, perché in realtà è l'ebreo stesso a essere nella causa di, diretta. Cambiando i suoi desideri e passando dalla riluttanza alla fermezza, egli può cambiare anche l'aspetto del mondo. Perciò, non veniamo a vendere, a dire, eh, siamo così circondati, eh, abito in Italia, circondato da tutti i non ebrei, abito in India, circondato da buddisti o quello che sia, allora. Sai, per me è difficile mantenere il mio ebraismo, eccetera, eccetera, sono tutte storie. Non è vero? Sì, certo, è più difficile, ovviamente, andare in un posto dove non c'è niente è più difficile, ovviamente. Però, qua dice, sappi che è tutto dentro di te. Tutto sta a te, di come tu vuoi intraprendere. Se tu vuoi rimanere, eh, mantenere la tua identità salda, lo potrai fare in qualsiasi posto del mondo, nonostante le difficoltà. Perciò, non è che il mondo può influenzarti, sei tu che puoi influenzare il mondo e devi questo non è tutto. Anche quando non è possibile trovare l'origine di questa antitesi all'interno dell'ebreo stesso, perché egli a livello individuale è ormai libero da ogni forma di conflitto, rimane vero che ciò che accade. È a causa sua. Tutto quello che succede nel mondo è, ca è, un, è, è un effetto del nostro comportamento, nel bene e nel male. Come dicono i saggi, in principio il mondo fu creato, Bereshit Barai Lachin, il mondo fu creato per Israele. Cosa vuol dire per Israele? Chiamato il principio dell'opera. Allora, Israele vuol dire l'inizio del, della creazione dell'opera dell di Hashem in questo mondo. Perciò. Il mondo è stato creato per il bene di Israele. Il conflitto avviene per mettere alla prova la forza interiore dell'ebreo. Se egli rifiuta di lasciarsi travolgere dalle prove e dalle tentazioni, esse finiranno per dimostrare che di fatto sono prive di qualsiasi realtà. Perciò se una persona resiste a, alle sue tentazioni, cosa dimostra? Dimostra che quelle tentazioni in realtà non hanno, sono prive di, eh, di, di qualsiasi realtà, sono fumo, soffi e vanno via. Lo stato del mondo dipende infatti da quello dell'ebreo e dal suo attuale rapporto con la Torah, non mi piace l'ebraismo, con la Torah. Prima di andare av troppo avanti, qualcuno vuole dire qualcosa, chiedere o dire, aggiungere? È tutto chiaro finora? Dopo? Bravo, sono Stef Stefano. Io non ho capito. Ma in che senso quello che Facciamo noi, magari, di sbagliato influenza così tanto l'andamento del mondo intero? cioè In che modo possiamo fare? Vi faccio cosa un esempio sviluppo? molto banale e stupido: una persona che si trova in casa, un po' in casa diciamo, e lui tutto il giorno fuma sigarette, non quelle elettroniche, sigarette vere e proprie. Cosa fa lui? rende l'ambiente della casa pieno inquinato. di fumo di, di cosa detto inquinato ma un esempio mi adesso, sì, sì, mi tenete in mente adesso un esempio stupido semplice tu in casa tua fumi in casa tua sarà pieno di fumo e quello che dice inquinato diciamo così cosa vuol dire questo? Perché, perché in questa casa c'è fumo, c'è inquinato, c'è aria cattiva? Perché chi abita in questa casa fuma e lascia l'odore del fumo, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un esempio banale che può spiegare. Così come il padrone di casa o chi abita in casa può ehm, fare cattivo il, il, il bel tempo in casa sua, perciò cioè anziché fumare può aprire le finestre, può areare, può fare in modo che l'aria di casa sia... Bella, pulita e fine, eccetera, lui può fare il cattivo e il brutto gioco in casa sua. Allora, nello stesso modo, ognuno di noi nel mondo, visto che noi siamo responsabili di questo mondo, ognuno di noi nel mondo, in modo spirituale, ma anche materiale, in realtà, eh. Ma la stessa cosa lo vediamo anche nel mondo. Se tutto il mondo fumasse, se tutto il mondo gettasse la spazzatura per terra, anziché, cioè, cioè, se noi se fossimo malvagi nel mondo proprio in modo materiale tutto il mondo ne soffre così come anche in modo spirituale se tutti uccidono il mondo va male se tutti fanno attenzione a tenere il mondo in un modo eh, onesto, sano di principi eccetera eccetera il mondo va sempre per il meglio perciò noi essendo i cittadini del mondo quando dico noi intendo tutte le religioni, tutte le persone del mondo noi indirizziamo il mondo o verso il bene o verso il male. Tutto dipende dalla nostra azione. Ok, Giovanna. Chiaro, Stefania. Sì, sì. Okay. Rav, Rav, volevo yes. dirle eh, che come a livello scientifico ad ogni azione corrisponde una reazione, la stessa cosa vale nel mondo spirituale. Ad ogni azione corrisponde una reazione. Poi Ci ha anche studiato che, che, cosa, che cosa provoca, per esempio. Hafez Haim ha studiato molto bene la lascionara e diceva che provocava determinate situazioni nei mondi superiori. Non stiamo qui a dirle perché non è il momento, però è un'azione che corrisponde a una reazione. Quindi, se noi facciamo un'azione buona nel mondo e anche nei mondi spirituali, si genera reazioni buone, se le facciamo cattive. Sì, praticamente tutto questo discorso è per dire che non pensare che molte volte noi facciamo questo sbaglio o forse ci piace fare questo sbaglio, ci piace ingannarci a noi stessi. Cos'è cos lo sbaglio? Ma chi sono io? Io sono uno su sette miliardi. Ma vuoi che adesso Dio vada a vedere la mia azione, vedere piuttosto che eh, valorizzare, piuttosto che dare importanza? un peccato che io ho fatto in casa mia al mare in montagna o a Milano. Cioè, dai, siamo realistici. Una persona, un bambino, un ragazzino di 13 anni che fa un peccato. Invece sì, ogni ogni tua azione c'è cioè, causa effetto, causa effetto. Tutti noi siamo importanti. Perché la Cassidy, la Torah in generale, dice che ogni persona in questo mondo è importante, non è soltanto per dire belle parole. Ognuno di noi è importante perché l'andamento del mondo dipende da, da ognuno di noi in ogni azione che lui fa, ogni piccola azione può portare o al bene o al male. Anzi, un'azione piccola fatta nel mondo, qui nel mondo carnale, nel mondo reale, può corrisponde un a una, una grandissima azione. Come con una pila fare così, eh, fare un piccolo spostamento. 10 metri è un metro e la stessa cosa è ne, ne, a livello spirituale, Fai una piccola azione qua impiede una grande azione, ma anche al contrario, anche per il bene, eh. Eh sì. correzione, anche quella. Eh. Dobbiamo imparare a valorizzare di più la nostra persona e le azioni che noi facciamo. Dobbiamo dare molto più peso, più importanza nel bene e nel male, perché quando tu pensi che le tue azioni non hanno peso, non hanno importanza. Allora puoi fare anche bruttazioni, dici: Ma tanto le mie, anche le cattive azioni, le mie non valgono niente. Chi sono? Io sono piccolo, sono uno. Faccio nel bene e nel male, bisogna pesare le azioni e dire: Anche le mie bruttazioni sono le mie brutte parole, azioni, pensieri. Sono tutte cose che hanno influenza nel mondo. Prima di tutto su te stesso, poi sulla tua casa, cioè chi abita con te, e poi nel mondo. Ok, andiamo avanti. Il punto numero quattro. Benché i sogni del faraone dipendessero da quelli di Giuseppe, nella loro natura erano completamente diversi. I sogni di Giuseppe rientravano nell'ambito della santità, ma non si può dire che lo stesso... Lo stesso per quelli del Faraone. Parecchie sono le differenze che emergono nella struttura e nei particolari. E adesso la contraddifferenza. I sogni di Yosef iniziano con l'immagine del pane ottenuto con la fatica e il lavoro. Ovvero, leghiamo dei covoni, come ho detto prima. Questo concetto... È totalmente assente nei sogni del Faraone, dove il cibo sembra provenire dal nulla e senza sforzi. La benedizione e l'abbondanza donate da Dio all'ebreo sono buone fino alla perfezione, ma devono derivare dallo sforzo dell'uomo e dal suo lavoro. Bisogna fare qualcosa nel mondo, ciò che si riceve senza sforzo il cosiddetto pane della vergogna è privo di un aspetto fondamentale ovvero l'intervento dell'uomo nella sua creazione ciò che invece è estraneo alla santità e che eh, proviene dall'esterno il cibo sognato dal faraone non è interamente buono e quindi talvolta può presentarsi con facilità senza sforzi. Perciò Giuseppe sogna legare i covoni, perciò sogna sforzo per, dai covoni, viene il grano che viene fatto il pane, perciò c'è tutto uno sforzo dietro. Invece, dal, dall'altro sogno è tutto automatico viene facile e va facile. Inoltre, i sogni di Yosef rappresentano un'ascesa da un livello di perfezione a un altro ancora più eccelso. Essi iniziano con spighe di grano, eh, singole spighe separate l'una dall'altra, esse poi diventano covoni, con unione fra di loro, di elementi distinti. Nel secondo sogno poi si passa al Sole, alla Luna, alle stelle, ovvero a, concet a concetti eterei. Eh, scusate l'ignoranza, cos'è eterei? Celesti? Si dice Eteri. eterei. Eterei vuol dire... no, non vuol dire eterni. Eteri. Eterio, etereo Esteri. vuol dire come l'hai. Celesti, sì. celesti, Celesti? Ma, sì. ma, ma, ma soprattutto non tangibili. Non tangibili. Eh, cosa ah, eterea. Ma, è, 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 non è palpabile. non Esatto. È che lo può prendere Spirituale, in... spirituale. Spirituale, spirituale. Sì. spirituale sì astratto mm, non no. astratto non è astratto e, no e... no quello che ha detto prima loro allora, vuol okay. dire non tangibile qualcosa non tangibile. di etereo no? ok come l'aria lei la tocca no okay. Okay. però c'è un gas c'è etereo un okay. gas esiste tipo anche in sostanza immateriale sostanza dirla... immateriale parlare di Parlando di sogni, per dirla come Shakespeare, se non sbaglio, è la sostanza, l'etero è la sostanza di cui sono fatti i sogni, praticamente ah. consistenti. Sono Quindi. inconsistenti. Oltre ad essere più la più 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 più. anche. No. anche... <ride> ok, grazie, grazie. <ride>

sono più preziosi dei covoni il progresso e l'ascesa dei sogni di joseph appaiono quindi evidenti lo rileggiamo un po meglio anche in ambito puramente fisico e terreno i covoni valgono più delle spighe mentre i gioielli il corrispondente terreno delle stelle sono più preziosi dei covoni il progresso e l'ascesa nei sogni di Yosef appaiono quindi evidenti. Perciò dal basso, cominciano dal basso, ma vanno comunque sempre crescendo. Anche se guardate spesso, ripeto questo concetto, non è importante oggi dove ti trovi, perché Giuseppe è vero, ha cominciato dal basso, ma poi i sogni portavano all'alto. Perciò non è importante dove sei, ma dove sei diretto. Infatti, infatti, il faraone ha cominciato già dal mondo superiore al mondo animale però poi era diretto in basso un mondo terreno terrestre perciò non guardare mai oggi dove ti trovi guarda dove sei diretto ci sono delle persone che sono oggi molto in basso però essendo loro eh, diretti verso l'alto non sono considerati in basso perché sono in tragitto sono in viaggio verso la salita al contrario se una persona è già a un livello alto ma si sta stancando e sta perdendo colpi e sta scendendo, allora che, che, che vantaggio hai di essere in alto se sei diretto verso il basso? Non c'è mai guardare dove sei, ma guarda dove sei diretto. Se sei diretto anche lentamente, ma verso l'alto, verso l'ascesa, vuol dire che stai crescendo. In quelli del Faraone... L'ordine invece è inverso, dalle vacche si passa al grano, scendendo dal mondo animale a quello vegetale. L'ordine naturale in ogni caso avrebbe dovuto essere opposto. La condizione delle vacche, sia di quelle grasse che di quelle magre, doveva dipendere dalla ricchezza e dalla qualità delle spighe di cui si nutrivano. In ciascuno dei sogni vi è il medesimo concetto di discesa e declino. Dapprima compaiono le vacche e le spieghi classe, è buono, poi quelle magre al punto che il bene viene totalmente consumato dal male. Quest'ordine rimane evidente anche nell'interpretazione dei sogni. Dapprima vengono i sette anni di abbondanza, poi quelli di carestia, finché tutta l'abbondanza verrà dimenticata. La carestia devasterà il paese. Cioè, Lui ha sognato sì tanta ricchezza, però alla fine è caduto tutto in povertà. Questa differenza fra i sogni del Faraone e di Giuseppe rivela la profonda e radicale diversità esistente fra il sacro e il suo opposto. Il sacro è eterno ed è invariabile. Hashem rimane in eterno, il sacro è Hashem. Hashem non cambia mai, Hashem non sparisce mai, c'è sempre, eterno e invariabile. Nel mondo del santo, i cambiamenti sono sempre in Ashkel, in di forza in forza. Di fatto, non si tratta di cambiamenti, ma del perfezionamento di qualcosa che rimane sempre uguale rimane uguale ma si perfeziona. Anche noi, noi umani, non è che cambiamo. Cambiare vuol dire diventare qualcosa che non si è. Noi non dobbiamo cambiare. Noi dobbiamo ritornare a essere la nostra vera essenza. Quando noi siamo nati, tutti eravamo puri e candidi, puri. Un bambino è puro. Poi con l'età, con le esperienze, questo e quest'altro deviamo dalla giusta strada. Ma cambiare vuol dire essere qualcosa che non sono. Non è questo quello che la Torah chiede. La Torah chiede torna a te stesso, torna a essere come eri il primo giorno della tua nascita. Perciò cambiamenti non è un cambiamento, ma è un perfezionalmente di qualcosa che rimane sempre uguale. Tu sei tu, semplicemente torni a te stesso, ti perfezioni. Anche se il popolo ebraico passa attraverso svariate vicessitudini, talvolta in ascesa, talvolta in declino, non si tratta di veri cambiamenti, sono stati, sono situazioni. L'ebreo rimane sempre lo stesso portatore della medesima fede. Ed esecutore della stessa missione. Vediamo il punto 2, cosa dice. Nel male, invece, è vero il contrario, perché esso esiste per Dio solo alla sua origine. Studiare la Torah ed eseguire le mitzvot, elevandosi in santità. Poiché l'uomo si trova laddove si trovano i suoi desideri e poiché la discesa del popolo ebraico avviene sempre in vista di una successiva elevazione. Quando vediamo che il popolo ebraico scende, dopo un po' vediamo la sua ascesa. le lezore chalia: ogni discesa è per una risalita, di, un, eh, di una pace eterna. Le fluttuazioni che hanno caratterizzato la storia del popolo ebraico non sono cambiamenti, ma pace, ossia assenza di cambiamenti stessi. Un'unica volontà e un unico scopo sono ciò che giustificano questi movimenti. Stiamo quasi finendo. Il profano è invece continuamente soggetto a cambiamenti. Perciò qua dice anche quando il popolo ebraico ha avuto eh, salite, discese, alti e bassi, alla fin fine non è niente cambiato, non cambiava niente nell'insito nel del popolo ebraico, dell'anima ebraica. Tutto nella sua essenza nella sua essenza, brava. Erano i fattori esteriori che cambiavano, ma l'essenza rimaneva sempre quella. Invece, qua dice, il profano, è invece continuamente soggetto a cambiamenti, perché? Perché non c'ha. Eh, non c'è verità, non c'è stabilità, non c'ha allora, oggi: non, domani così... non ha la scintilla divina, non ha la scintilla divina, non lo shalom. no, Lo shalom è l'assenza di cambiamenti e la pace. No, qua dice l'esistenza del profano di diventare sì, sì. più fragile e debole. Il profano è invece continuamente soggetto a cambiamenti, o meglio, a costante declino, tutto ciò che non è santo. Non esiste di per sé. È al massimo il mezzo per raggiungere uno scopo, per mettere l'uomo all alla prova e far emergere i più eccessi poteri spirituali. Ma il male non ha una consistenza di per sé. Quanto più egli supera le prove, si rinforza e si innalza, meno dovrà essersi sottoposto nel tempo. L'esistenza del profano diventerà automaticamente più fragile e debole quando uno sale, l'altro scende. Come diceva nella profezia di Giacobbe e Esaù, prima di nascere già era stato descritto. Quando Giacobbe farà il suo dovere, perciò salirà. Quando il bene sale e diventa sempre più forte, automaticamente il male scende, il male perde. È contrario. Se invece il bene non sale e scende, il male sale. Ciò, quando uno sale, l'altro scende. Ossia, quando il santo è forte, il puramente secolare non può che declinare. Questa è anche la differenza fondamentale fra i lumi di Hanukkah e i sacrifici della festa di Sukkot. Perciò i lumi di Hanukkah: cosa sono? Da 1 a salire fino a 8, e i sacrifici da 1 a 70. Nel corso dei sette giorni di Sukkot venivano sacrificati 70 buoi che rappresentavano le 70 nazioni del mondo. Ogni giorno veniva offerto un numero decrescente, sì, decrescente, non 70, 71, decrescente di animali dai 13 del primo giorno di settembre, indicando una continua discesa o declino. I lumi di Hanukkah sono invece simbolo del santo e per questo ogni giorno viene aggiunto un nome agli altri perché la santità è sempre in ascesa da tutto ciò si può trarre una lezione ben precisa quando una persona crede di poter godere di benefici e benedizioni senza sforzi come conseguenza di cause naturali può essere certa che questa convinzione deriva dalla sua anima animale. Niente ti viene donato in modo gratuito, devi guadagnarti tutto, dal lato non spirituale e profano della sua natura. A questo livello infatti si può godere di benefici senza sforzarsi. Deve però anche sapere che le cose in questo ambito sono in continuo stato di declino e che alla fine rimarrà senza nulla. D'altro canto se si impegna nel servizio di Hashem godrà della promessa cosa hai faticato e hai trovato. Essa riceverà dal cielo più di ciò per cui ha faticato in un continuo progresso spirituale. Infatti, inutilmente adesso, una lezione che ho fatto ieri sera con i ragazzi, eh, raccontavo la differenza tra i figli di Aaron e i figli di Mosè. I figli di Mosè erano figli di Mosè, però a malapena sappiamo i loro nomi, quasi non se ne parla nella Torah di loro, proprio non si sa che fine abbiano fatto. Non erano sicuramente persone di spicco, non erano sicuramente zabichine come Mosè, però erano figli di Mosè. D'altra parte, Aaron, che era il numero due, volendo o non volendo, Mosè era l'uno, Aaron era il due. D'altra parte i figli di Aaron invece, wow, erano grandiosi, erano persone sante, a tal punto che loro, la loro anima è uscita perché si è collegata con Dio. Cioè, erano, e Mosè dice, pensavo che io e te, Aaron, eravamo grandiosi, ma i tuoi figli sono più grandiosi di me e di te. Alla domanda che io posto ieri sera, è, ma come mai Mosè, i suoi figli, non se ne sa più niente? Invece Aaron, i suoi figli sono stati grandiosi. <coughs> La differenza è questa. Quando Mosè, quando Aaron e gli ebrei erano in Egitto sotto tortura, schiavitù, Mosè dov'era? Mosè era scappato a Midian a rifugio. Lì ha incontrato la moglie, l'ha sposata, ha fatto i figli. Per tanti, tanti anni Mosè era a Midian con i tro. Quando Dio, nel famoso cespuglio ardente, Vede Mosè e gli dà l'incarico di andare a salvare gli ebrei. Mosè prende tutta la sua famiglia e vanno in Egitto. Arrivati in Egitto, o forse prima di entrare in Egitto, Aaron e Mosè si incontrano. Aaron dice: Chi sono questi? Dice: Sono mia moglie e i miei figli. Aaron, cosa dice a Mosè? Dice: Ma, ma stai scherzando? Non ti bastano gli ebrei schiavi che ci sono già qua? Vuoi portare altri ebrei che a prendere il rischio di diventare schiavi anche loro? Manda via tua moglie e i tuoi figli, mettili a riparo. Tu che non sei ancora in Egitto, mandali via, non evita che vengano anche loro sottomessi. Mosè ascolta il, il, il fratello e li manda di nuovo. Perciò la moglie di Mosè e i figli non sono mai stati in Egitto. Cosa succede? La differenza è questa: i figli di Mosè non hanno mai subito schiavitù, difficoltà, non hanno mai dovuto lottare per il loro ebraismo, per la loro identità e così via. Al contrario, i figli di Aaron, cresciuti, nati e cresciuti in Egitto, schiavi e tutto quanto, hanno passato, hanno sentito sulla pelle il loro ebraismo. La difficoltà è questo e quest'altro. Perciò, cosa è successo? Loro, avendo lottato, sono arrivati in alto. Proprio quello che qua vuole spiegare, hanno spiegato qua stasera. Quando lo, il bene vuole fatica. Non pensare che se sei figlio di Mosè, automaticamente diventi Mosè anche tu, no? I figli di Aronne hanno lottato, hanno subito, hanno sofferto, e questi li ha fatti diventare grandiosi purtroppo i figli di Mosè non avendo, non è una colpa, è, è uno stato, è quello che è successo. Purtroppo loro non avendo faticato, sudato, non avendo ricevuto frustate o essi sentiti dire sporco ebreo, non, non hanno avuto questa scintilla, questo fuoco interno. Perciò sono rimasti passivi, sono rimasti quello che sono. Perciò il male non è sempre male. Il male... Eh, ti sforza, ti accende di combattere e di diventare più forte. Prego, parola a voi. Posso rompere prego, il prego. ghiaccio? Prego. Cercherò di essere il più sintetico possibile perché c'è un po' di cose da dire. Prima di tutto è stupefacente come Yosef lo sa D che è il fondamento del mondo quindi è esod e noi parliamo di questo nella settimana di esod perché eh. ci troviamo okay, ok ok ecco secondo me c'è una certa differenza nei due sogni di parò dove nel primo è una specie solo di avvertimento tipo sta in guardia che sta capitando qualcosa ma non gli dice cosa, nel secondo, poi gli dice: guarda, che le spighe verranno a mancare perché ci sarà la carestiempere poi. Ma la cosa che mi ha sorpreso di più è che nel brano si parla di paroti afotici, di belle mucche che mangiano l'erba sullo sfatayor, sfata su, sulla leva del nilo, eccetera. Quindi sono belle mucche pure, animali puri. Che mangiano quello che per natura devono mangiare. Poi dice, e quindi c'è vehimne, una, vehimne, vehimne, c'è una continuità di sorprese. C'è. E a un certo punto dice: ed ecco che improvvisamente vehimne appaiono sette mucche che salgono dopo quelle dagli or, e usa una parola che secondo me è in più, Acherot. Ma queste? Non sono altre mucche, di altro tipo, ma queste non sono mucche cascher, sono mucche tamè, acherot. Tant'è vero che si comportano contro natura: da erbivori mangiano le mucche, diventano carnivori. Bella. Quindi, qui, e fanno come fanno gli esseri arabi. Vengono fuori a cheraim da dietro, diverse, di specie diverse, si avvicinano, si mettono a fianco. Dovremmo sentire un secondo per, 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 per sì. farci capire. Acherot, in ebraico, vuol dire altre. Sì. Ma la parola acher ha anche un significato molto profondo. Acher vuol dire tutto ciò che non è divino. Non è divino. Altro, altro, ma non divino. Allora, il dottor Messina dice giustamente, queste seconde sette mucche cosa fanno? Non mangiano l'erba come le prime. Mangiano altre mucche, è una cosa non naturale che una mucca mangi un'altra mucca. Quindi stiamo parlando di un qualcosa che non è materiale ma è spirituale. Questa è una rappresentazione dello Yisrael che attacca le cose pure, le cose kashir, le vuole far diventare tamè. E sta avvertendo, però, dice: Guarda, che qualcosa di tamè sta per succedere, qualcosa di impuro sta per succedere. Tant'è vero che quando va a parlare poi delle spighe. Non usa più acherot, non usa più diverse spighe. Quindi perché non usa la stessa parola? Perché vuol dirci delle cose diverse. Qui stiamo parlando di un mondo invece materiale, non più spirituale. Il cibo verrà a mancare per la carestia, semplicemente. No? Ultima cosa, l'importanza... Aspettate non lo questo è farina nel suo sacco o la Carina, farina? Farina da adesso, mi viene in mente. Mamma detto. mia, mamma mia. Mi viene in mente Complimenti. adesso Complimenti. ecco, quindi prima lo mette sull'avviso, poi gli dice genericamente: stai attento che succederà qualcosa di a me, e poi dopo ti dice: Saranno spiga che vengano a mancare. In quindi mondo spirituale, mondo materiale. Poi dice, però, tra il primo e il secondo sogno no, cambia, e poi si sveglia la mattina e dice: Al mattino il suo spirito era turbato e come non ricordare. Belailahu neda Dasha Natamelech della E a Casvero si sveglia e ha lo spirito turbato, dice, ma perché queste cose? Quindi il sogno turbo. Lui chiama i maghi, Kartumim, che però non sanno spiegare il sogno, perché non sanno la storia dello Yetzara. E, e' Yosef che glielo racconterà e glielo spiegherà genialmente, insomma, ecco. Quindi Secondo me ci sono questi due aspetti. Che essendo loro di parte dalla parte impura, certo, loro non riescono a dall'occhio impuro, non vedevano certo. l'altra spiegazione che soltanto certo. Giuseppe poteva dare. Bella certo. questa bella, certo. bella, bella. Quindi in sintesi è questo, poi ci si può ragionare sopra, insomma, eh. fantastica. E infatti che fossero pure, dice, erano di bell'aspetto. quindi Pure insomma, adatti bello. al sacrificio. Queste, le altre bello, altre. Insomma. Bello, bello grazie mille grazie mille qualcun altro che vuole aggiungere dire chiedere mi dicevo di dire qualcosa oh, dopo un filosofo come il dottor Messina cosa vuole questa, che era, ti... questa di oggi le superava tutte queste arcane. sempre bravo sempre bravo sempre e tutte colpa della rabbanit è vero Diciamo che è tutto merito della Rabanì, yeah. ma, ma... Non è big lal, è biscuti. <ride> ok, chi abbiamo ancora Davide vuol dire qualcosa? Vuol dire qualcosa? Eh, eh, cioè il, come si diceva prima, eh, sono i sogni di Joseph e quelli di Parò sono esattamente eh, l'inverso, in, cioè eh, direttamente proporzionale, e l'altro è inversamente proporzionale. Cioè, il, il, il proprio, proprio la, base de, la base matematica dei sogni era diversa. Joseph andava verso la spiritualità, i sogni andavano verso il cielo, verso le stelle. Quelli di Farò, è chiaro. Prima ha visto le vacche che rappresentavano il mondo spirituale e poi le spighe che gli dicevano guarda che poi nella materialità succederà questo. Però sicuramente è un percorso... È un percorso di discesa ma senza nessuna prospettiva di risalita, mentre quello di Joseph era un discorso unicamente di risalita, perché Joseph viveva nell'immanenza con lo sguardo verso la trascendenza, mentre Parò viveva nell'immanenza ma con una caduta spirituale molto profonda. Ecco. Eh. Kazak, grazie. Bravi, bravi, bravi tutti. Qualcun altro vuole dire, chiede qualcosa Stefania. Vuole dire qualcosa? Bravo, cosa vuole che dica? Ho già sentito abbastanza ah, okay, okay, okay. bene. Bene, Bor Hashem, abbiamo dei bravi talmidim che, che danno spirito, valore. Siete sì, tutti i valori aggiuntivi. Borchashem ma avete superato il rabanino di gran lunga qua la, la lezione dell'altra volta l'ho sentita tre volte per averla capita bene non è colpa mia ma era così difficile che ho dovuto si risentirla di ieri sera dice eh? quella di, di giovedì la lezione della scienza no? di lunedì lunedì, lunedì. Sì. Sì, sì, era, difficile, era difficile anche per me eh? esatto era se era non c'erano che... due Messine e David che mi aiutavano io ero bloccato è vero, è vero, vero. Eh, ma non c'era pure, non c'era neanche se non sbaglio, non c'era diceva? no, perché, no, eh, infatti, no, non c'era tutto il era solo due tutto il peso eh, era no, sì, il peso David e dottor... allora, adesso l'ascolterò in, in, in registrazione era, era non era facile no, devi ascoltare due volte diceva perché va bene, bene. Anche, anche tre <ride> anche <ride> quattro ma la sua potrebbe rappresentarla sulla tela questa lezione Bella, Io l'ho ascoltata bella. molto attentamente quella lezione, mi è piaciuta tanto. Ma perché sì. è difficile? Difficile per i termini tecnici, sì, è, eh, è concentrati. Per chi non, per non conosce termini, quelle, quelle eh. emozioni lì era un po' difficile. Mm.